Una mattinata carica di tensione, la protesta è esplosa, qualcuno potrebbe anche dire in maniera prevedibile, quella dei dipendenti della ex provincia regionale, blocco su strada, Corso Umberto praticamente è paralizzato all'altezza del semaforo, all'incrocio con Via Rizza, anche su Via Rizza traffico bloccato, sono i dipendenti dell'ex provincia che hanno paralizzato il traffico in questa giornata carica di tensione, non sono mancati anche degli scontri verbali quasi fisici tra automobilisti o comunque persone un po' esasperate dall'attesa. Le forze dell'ordine stanno cercando di contenere come meglio possono. Non dimentichiamo che alle nostre spalle poi ci sono due dipendenti da questa mattina arrampicate sulla gru che c'è nel cortile del palazzo dell'ex provincia di Via Malta, circa 20 metri di altezza, una è arrivata sulla sommità, un'altra è ferma a metà, sono sedute, la posizione è precaria. In questi minuti è appena arrivato il commissario straordinario dell'ente Arnone a cui stanno spiegando la situazione. Io sono in compagnia di Franco Nardi, Funzione Pubblica CGL, e Daniele Passanisi per la CISL, i sindacati che hanno seguito sino a, potremmo dire, il quasi epilogo di ieri pomeriggio in prefettura, quando di fatto con le parole dell'assessore anche Lantieri la partita Siracusa è chiusa, non ci saranno interventi straordinari. Ecco, lì si è capito che il dissesto non è soltanto una parola che aleggia da un paio d'anni, ma è una realtà verso cui sta andando questo ente. Si era detto rischi per l'ordine pubblico, questo è il primo round, Nardi. Ma sì, il primo round, diciamo che è l'epilogo di tutta una storia che noi avevamo annunciato di una serie, su una vertenza che è lunga mesi, direi anche anni, e che oggi nessuno riesce a dare risposte. Ma la gravità della questione è proprio questa, cioè l'assenza di interlocutori, la politica assente, anzi sparita, anzi sfugge ad affrontare la questione. Questo naturalmente alimenta la disperazione della gente, alimenta la disperazione di ogni lavoratore che ormai non è più in una situazione tale, mentale soprattutto, di riuscire ad affrontare la questione in maniera serena. E qui il rischio di drammi sociali, di rischi di ordine pubblico, le cose che noi abbiamo annunciato ieri al prefetto. Passanisi, CISL, era evitabile, si doveva necessariamente arrivare a questo punto? Ma è chiaro che era evitabile, anche perché lo abbiamo detto in tempi non sospetti. Ha da più di un anno, diciamo due, che andiamo dietro a questa situazione dicendo chiaramente stiamo attenti perché il tutto si andrà a finire come è andato a finire oggi. L'anno scorso ce la siamo cavata con un intervento straordinario da parte della Regione. Ricordiamo 15 milioni di euro. Sì, 15 milioni di euro. Quest'anno non c'è l'intenzione da parte della Regione di dare ulteriori denari, quindi l'appello che facciamo è sicuramente rivolto questa volta a livello nazionale, che deve fare la sua parte, deve dare questi fondi straordinari per intanto per arrivare alla fine dell'anno. Ma ci sono, servono altri 15 milioni di euro per chiudere l'anno, chi li deve mettere? Palermo praticamente ormai è andato, il governo nazionale non si è mai realmente interessato e non è un loro problema. Appunto, quindi il problema è che non abbiamo interlocutori, non abbiamo più a cui rivolgerci, ecco perché ci siamo rivolti ieri al prefetto che faccia la sua parte a livello nazionale.